Beppe, una battuta al volo? Beh, iniziamo. Iniziamo, con felici di iniziare qualche colpo pronto per questi giorni? Ah no, nei prossimi giorni qualcosa si verificherà, andiamo con calma, anche se andare troppo con calma non in questa piazza non lo si può dire, quindi bisogna fare le giuste valutazioni. In questo momento tanti giocatori sparano anche alto, però noi sappiamo qual è il nostro obiettivo, fare un campionato tranquillo, però cercheremo di toglierci le nostre soddisfazioni. Vicine le firme di Narciso, Dall'Occo e anche Giglio, si dice. Più problematica invece la situazione di Agostinone, mi pare di aver capito. Con Giglio ci incontreremo domani, per quanto riguarda sì, Dall'Occo, Narciso e anche Forte dovrebbero firmare in giornata, nel pomeriggio, mentre Agostinone stiamo vedendo, perché ci sono anche delle squadre che lo cercano e quindi valuteremo nei prossimi giorni. Richieste dalla Serie B per Agostinone o anche di categoria? Qualche richiesta importante, quindi ne parlerò col suo procuratore. Vabbè, grazie. Ecco, in che percentuale è pronta la squadra per la prossima stagione? Al momento? Ma penso che siamo al 50%, quindi c'è da lavorare. Buongiorno. C'è da lavorare, quindi c'è da mettere dentro qualche altro elemento, anche perché non siamo ancora completi. Manca ancora qualche tassello importante, qualcosa in attacco probabilmente, un centrale, un centrocampista, forse uno per ogni ruolo. Sì, uno per ogni ruolo, però conto di mettere dentro qualcosa la prossima settimana e spero anche prima di partire per il ritiro di San Giovanni in Fiore di mettere dentro qualche elemento in più, spero uno o due elementi. Ecco, quali caratteristiche dei singoli stai cercando? Vabbè, un centrale esperienza, d'altronde il mister ha chiesto, una mezzala, un esterno mancino, così giocare a destra, e una punta, quindi una punta, vabbè, diciamo due punte, perché a questo punto c'è da valutare il discorso Giglio, con un giovane che sarà da per giocare. Ecco, i nomi di Freddi e Perna per la difesa piacciono? Sono due elementi interessanti sui quali stiamo lavorando, però non è detto che possa arrivare anche qualche altro giocatore. Invece Barraie come mezzala? Si lavora anche un altro elemento interessantissimo che l'allenatore ha chiesto e ci stiamo lavorando pure. Per quanto riguarda invece il mercato in uscita, il Foggia cercherà di fare qualcosa, di cedere magari ragazzi che potrebbero trovare meno spazio in questa stagione? Ah sì, per questo cerchiamo di far uscire qualche giocatore per andarlo a giocare, qualche elemento che forse non ha reso al massimo, però sarà anche l'allenatore a valutare, perché per ora sono con noi, quindi valuterà, sicuro che da parte sua ci sia la voglia di continuare. Veritiere invece le voci su Munard, Beppe? No, assolutamente, non c'è stato nessun contatto, sono voci che sono venute fuori, ma non c'è stato nessun contatto. Mi dispiace, perché poi si possono creare delle incomprensioni, perché è un ragazzo che ha giocato con me, quindi lo conosco molto bene, però non c'è mai stato nessun contatto. Grazie.